Partito dalla sua Messina, Vincenzo Nibali ha affrontato in 18 anni di carriera le corse più importanti del mondo, diventando un punto di riferimento per il ciclismo italiano. A pochi giorni dal passaggio in Brianza di quel Giro d'Italia da lui vinto due volte, lo squalo dello Stretto, ritiratosi ormai un anno fa dal professionismo e oggi ambassador del marchio Q36.5, ha incontrato centinaia di suoi tifosi accorsi alla sede di Bicimania Lissone in un nuovo appuntamento organizzato da DF Sport Specialist per la rassegna a tu per tu con i grandi dello sport. Devo dire che è stato veramente eccezionale fare tutti questi anni e smettere, ritrovarsi comunque con un'accoglienza del pubblico molto particolare, quindi vivere sicuramente questo ciclismo in un modo diverso, in un modo anche, diciamo, tra virgolette, anche per me un po' più tranquillo, rilassato, è sicuramente un modo di dare anche riconoscenza a quel pubblico che per sempre mi ha applaudito lungo la strada, e quindi questo è anche un senso di riconoscenza mio verso di loro, fare magari una serata del genere e poterli ringraziare tutti quanti. Una serata di ricordi commoventi e applausi nel ripercorrere i grandi successi di Nibali tra Giro d'Italia, Tour de France e il Giro di Lombardia, ma anche quei momenti di delusione, pur sempre importanti per crescere, come la Liegi-Bastogne-Liegi del 2012 o la caduta alle Olimpiadi del 2016, fino ai nuovi progetti con Q36.5, con cui è già nata una squadra solida e affamata di successi. Per il futuro, come tanti ormai sanno, sono legato al brand Q36.5 e in qualità di ambassador e anche consulente tecnico per quanto riguarda il professional team. Il consiglio che posso dare ai giovani che si avvicinano, è quello di divertirsi tanto, non pensare magari solo alla bici da strada, perché chiaramente quella è un pochino più difficile, però ci sono sicuramente altre soluzioni complementari che possono essere la mountain bike, ciclocross, trail e tante altre cose che sono molto divertenti, e poi magari successivamente pensare alla strada.